tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Paura a Ponte Sasso di Fano per un incendio scoppiato nella notte in un condominio, 7 le persone intossicate. Il leader del Carroccio, Salvini a Fano, contestato a distanza da un centinaio di appartenenti ai centri sociali. Bagno di folla invece a Marotte e a Mondolfo per Di Maio dei 5 Stelle. Dopo il cambio di gestione è stata riaperta, come promesso, la piscina Dini Salvalai a Sant'Orso. Pubblico entusiasta per il video promozionale turistico di Monbaroccio, proiettato l'altra sera e realizzato in collaborazione con Fano TV. Battuta d'arresto per il Fano che a Campobasso perde 2-0 contro i padroni di casa. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con l'informazione, notiziario che si apre con la cronaca e l'incendio che è divampato in un condominio a Ponte Sasso, una frazione di Fano. Vediamo. Il fumo, il fuoco, il blackout elettrico e tanta paura. Se la sono cavata con qualche ferita o con una lieve intossicazione, 7 residenti del condominio I Pioppi a Ponte Sasso di Fano, dove nella notte, fra sabato e domenica, è divampato un incendio poco dopo la mezzanotte. L'origine delle fiamme è dovuta a un cortocircuito del quadro elettrico nel seminterrato del condominio. Le persone che si trovavano all'interno, quasi tutti immigrati senegalesi, hanno sentito un forte odore di bruciato, sono uscite nel pianerottolo e hanno visto una densa nube nera. Allertati i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Fano insieme ai colleghi di Pesaro che grazie ad un'autoscala hanno raggiunto gli appartamenti e messo in salvo le persone. Presi dal panico invece, due ragazzi hanno deciso di gettarsi giù dal balcone del primo piano ad un'altezza di circa 5 metri, riportando per fortuna solo qualche contusione. Cosa hanno fatto? Hanno gettato giù anche dei materassi per cadere sopra e uno ha sbagliato mira, non è caduto sul materasso. Allora si è fatto male quello lì, un po', cioè ha preso la risacata. Dovrebbe essere questo perché i marmi sono scesi giù, per cui prima non c'erano giù nel cortile. Secondo me, noi gli dicevamo che si muovevano rincolate lì, ragazzi, non fate niente tutto il giorno, tenete in ordine la vostra casa. Quindi lei dice che la struttura è un po' in degrado? L'hanno fatto andare in degrado, perché noi di sotto che abbiamo sistemato è in ordine. Sabato notte ci sono stati attimi di apprensione anche per le bombole del gas che sarebbero potute esplodere se raggiunte dalle fiamme. Ancora oggi inoltre all'interno del condominio c'era un'aria irrespirabile, sono ben evidenti i danni provocati. I muri sono anneriti, i lampadari rotti, il rivestimento in plastica del sottoscala è stato sciolto dal forte calore. La palazzina è formata da 14 appartamenti di cui solo 7 sono occupati e per fortuna le fiamme non hanno danneggiato i piani superiori. Parte dello stabile è stato dichiarato inagibile, infatti come potete vedere i pompieri insieme ai carabinieri di Marotta hanno messo all'ingresso questo nastro segnalettico. L'intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato conseguenze ben peggiori. I residenti rimasti intossicati sono stati dimessi nel giro di qualche ora dopo le cure dei medici del pronto soccorso del Santa Croce. Ancora esercizi commerciali presi di mira dai ladri. Nella notte fra sabato e domenica è stato messo a segno un furto all'osteria al 26 nel centro storico di Fano. Magro il bottino, i malviventi hanno portato via solo le monete del fondo cassa per un totale di 30 euro. Indaga la polizia di Fano. Ieri a Fano ha fatto tappa il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, contestato al suo arrivo da un centinaio di persone dei centri sociali. Da domani la Lega Nord a Fano torneranno a essere 5 persone, 5 sfigati. Alla fine tutto è filato liscio e ognuno ha potuto dire la sua senza alcun problema, come è giusto che sia in democrazia. Le due ore di Salvini a Fano sono trascorse senza intoppi, anche se il comitato d'accoglienza, formato da un centinaio di persone dei centri sociali, da lontano cantava slogan e suonava musica per dire no alla Lega Nord a Fano. Oggi siamo in piazza,
contro l'idea generale di quello che è la Lega Nord, non solo sulla questione immigrazione. La Lega Nord è un partito di governo, ha governato per quasi 20 anni questo paese ed è stato responsabile dell'approvazione di un sacco di leggi in questo Parlamento italiano, come la privatizzazione delle università, della scuola, la distruzione della sanità. Poi sulla questione dell'immigrazione in particolar modo, che è un tema abbastanza centrale, noi rivendichiamo un'altra idea d'Italia, ma soprattutto un'altra idea d'Europa. È un tema che va affrontato ed è complesso, cioè noi non pensiamo che ci siano delle soluzioni semplici e né crediamo al buonismo, noi non siamo buonisti. A tenere a debita distanza i contestatori ci ha pensato la questura, con un sistema di sicurezza composto da polizia, anche in assetto antisommossa, e carabinieri. A Rimini il giorno prima era andata diversamente per il segretario federale. A 100 metri da qui ci sono i contestatori, fermiamo Salvini, Europa senza confini. I confini servono a controllare l'immigrazione, basta che i contestatori non facciano come ieri a Rimini, che mandano all'ospedale un poliziotto. Poi ognuno è libero di pensarla come vuole, in democrazia però non usi sassi, petardi o bastoni, usi altre idee. Io penso che l'Italia abbia accolto troppo e debba chiuderle queste frontiere, perché non possiamo ospitare tutto il mondo. Tutto pieno invece dentro il cinema Politeama, dove il leader del Carroccio è stato accolto come una rockstar e ha parlato per quasi un'ora toccando i temi cari al popolo leghista: lavoro, sicurezza, immigrazione. Sul palco, accanto alla sagoma di cartone di Matteo Renzi, Salvini ha parlato anche del prossimo referendum, quello sulle trivelle. Io andrò a votare sì. Invito i cittadini a votare e a informarsi, ognuno è libero di scegliere per il sì o per il no. In base alle mie informazioni, io penso che il futuro anche lavorativo non sia la trivellazione del mare o dei monti, ma siano il turismo, che dà lavoro a 3 milioni di persone, la pesca, che dà lavoro a 300.000 persone, e la difesa del territorio sia prioritaria. Quindi spero che tanti marchigiani vadano a votare, io personalmente andrò a votare sì. Alla fine del comizio tutti sul palco per un selfie, a cui Salvini non si è sottratto per nulla ed è rimasto fino all'ultimo scatto con Paolini a fare da fotografo per un giorno, poi tutti in auto, destinazione Marche Sud. Marotta invece bagno di folla senza contestazioni per Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera ed esponente di punta dei 5 Stelle. Buonasera. Un candidato del Movimento 5 Stelle deve avere 3 caratteristiche: essere incensurato, aver svolto al massimo un mandato ed essere residente nel luogo dove si vota. Il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, componente del direttorio del Movimento 5 Stelle, lo ha ribadito domenica pomeriggio durante un incontro elettorale a Marotta di Mondolfo. Nessuna contestazione per l'esponente di punta dei pentastellati, ma solo consensi, strette di mano e tanti applausi. In centinaia infatti si sono recati in piazza dell'Unificazione, fino a poco tempo fa Piazza Kennedy, dove Di Maio ha lanciato la campagna elettorale dei candidati a sindaco della provincia in vista delle elezioni del 5 giugno. Giovanni Berluti di Mondolfo, Mauro Grossi di Fermignano, Gabriele Bonci di Fossombrone e Luisa Michele Guerrini di Gradara. All'incontro erano presenti il parlamentare Andrea Cicconi, componente della prima commissione affari istituzionali, l'europarlamentare Fabio Massimo Castaldo e i consiglieri regionali del Movimento. Il nostro programma, ha detto Di Maio, punta sull'onestà dei suoi candidati. Basta ai politici che fanno favori per ottenere altri favori. Vogliamo una classe politica nuova e non compromessa con le lobby. Il leader dei 5 Stelle è intervenuto anche sulle problematiche del territorio, come l'erosione marina, per la quale sono necessari investimenti a difesa della costa, e il tema della sicurezza. Di Maio spera infatti che il governo metta mano alla legge sulla legittima difesa, perché i cittadini pagano le tasse, ha detto, ed è giusto che si sentano più sicuri e tutelati. Questi cittadini. Il vicepresidente della Camera ha poi ricordato la nascita di 1.400 imprese grazie ai 15 milioni di stipendi restituiti in 3 anni dai suoi parlamentari. Infatti, per far ripartire l'economia, per il deputato uno degli obiettivi è quello di abbattere gli sprechi e i costi della politica. Dopo il bagno di folla, Marotta, Di Maio si è poi spostato insieme al gruppo dei 5 Stelle alla 70ª spaghettata di Mondolfo. Grazie a tutti di essere venuti, veramente, grazie.
Giornata caratterizzata da diversi incidenti oggi a Fano. Il primo è avvenuto questa mattina alle 8.30 in via Roma a causa di una mancata precedenza. Nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter guidato da una ragazza e un'auto. La giovane residente a Fano stava procedendo in via Mariani quando si è scontrata con l'auto mentre si stava immettendo in via Roma. Nell'impatto è caduta a terra ferendosi lievemente. Sul posto la polizia locale di Fano e un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ragazza al pronto soccorso. Intorno alle 13.30 invece una ragazzina minorenne, mentre era in sella la sua bicicletta, è stata urtata da un'automobile nell'incrocio tra via Papiria e via Menotti. La giovane è stata portata al pronto soccorso per accertamenti. Il terzo incidente invece si è verificato verso le 17.30 nel quadrilatero dell'ex zuccherificio vicino ad una concessionaria di auto. Due le macchine coinvolte e quattro le persone ferite che sono state portate al pronto soccorso per accertamenti. Dopo alcuni disagi per gli utenti e il cambio di gestione, ha riaperto questa mattina la piscina Dini Salvalai nel quartiere di Sant'Orso. Come avevate annunciato oggi, finalmente la piscina ha riaperto i battenti, quindi completamente operativi. Noi le promesse le manteniamo sempre, abbiamo lavorato alacremente in tutto il weekend per dare il servizio al meglio. Purtroppo non è quello che volevamo dare, ovvero quello che ci eravamo ripromessi, nel senso che aspettando, attendendo gli eventuali ricorsi degli altri competitor, non possiamo installare attrezzature nuove perché sarebbe un investimento che non possiamo permetterci, d'accordo? Però trascorsi 30 giorni e quando avremo l'aggiudicazione definitiva, come promesso che abbiamo aperto il lunedì, ovvero oggi, in 3 giorni, promettiamo che daremo nuove strutture e nuovi apparati per gestire al meglio questo impianto che, nonostante sia vetusto, però è l'unico che abbiamo. C'era stato un problema anche per quanto riguarda gli asciugacapelli, adesso ci sono nello spogliatoio? Allora, gli asciugacapelli ci sono funzionanti, non sono nuovi, d'accordo, quindi cercheremo di installarli al più presto, come ho già detto prima, appena avremo l'aggiudicazione definitiva. Abbiamo già preventivi per l'acquisto di tutte le attrezzature, quindi panche, asciugacapelli, scaffalature, cassette di sicurezza, tutto quello che occorre per rendere fruibile e sicura la piscina. A Fano ci sono novità anche per i camperisti perché il Comune ha deciso di realizzare un'area di sosta attrezzata in una parte del parcheggio di Viale Kennedy, il parcheggio che si trova adiacente al cimitero centrale. I lavori potrebbero essere finanziati con i contributi europei previsti nell'ambito del progetto Investimenti Territoriali Integrati, che prevede, oltre alla ristrutturazione del complesso Sant'Arcangelo, anche la possibilità di realizzare opere legate all'accessibilità del centro storico. In questo caso l'area riservata agli autocaravan verrà recintata e il suo accesso sarà a pagamento. Teatro Comunale di Monbaroccio, pieno, gremito di gente, venerdì sera, per vedere in anteprima il video promozionale turistico realizzato dalla Proloco in collaborazione con Fano TV. Per l'occasione sono stati presentati anche gli eventi estivi e in quell'occasione sono scoperte anche diverse novità, oltre che molte conferme. La storia, la cultura, i paesaggi, i prodotti enogastronomici e tutto ciò che offre Monbaroccio è stato racchiuso in un video di promozione turistica presentato venerdì sera alla cittadinanza, rimasta entusiasta da queste immagini e dal lavoro svolto. Centinaia di persone hanno riempito il Teatro Comunale di Monbaroccio per assistere in anteprima alla proiezione del video realizzato per la Proloco da RC Media in collaborazione con Fano TV. Per l'occasione, inoltre, sono stati presentati i prossimi eventi che prenderanno il via domenica 24 aprile con la festa della Crescia Sai Cucon fino al pellegrinaggio votivo di Montefabbri che a settembre chiuderà il programma estivo. La novità più importante quest'anno è che andiamo a Villagrande a ripristinare una festa che c'era il patrono di Villagrande, di Santa Susanna, il primo weekend di luglio. Qui stiamo facendo tanto, veramente tanto, e nella dimostrazione del mercatino di Natale dove ha visto in 6 giorni 30.000 visitatori nel nostro comune.
tutti i soci, tutti i cittadini invitiamo ad associarsi alla Proloco, perché comunque ci sono anche convenzioni che non solo sono attive su tutto il territorio nazionale, ma come Proloco abbiamo ideato anche delle convenzioni con tutte le attività locali, ristoranti, bread and breakfast, agriturismi, strutture ricettive, negozi di qualsiasi genere. La forza e il volontariato è importantissimo e le Proloco e tutte le associazioni ne sono la testimonianza, soprattutto nei piccoli borghi, che li rendiamo vivi e tra l'altro creiamo anche turismo, perché tra l'altro le Proloco sono enti di promozione turistica. All'evento erano presenti varie autorità, tra cui il comandante della Forestale di Pesaro Emilio Acone, il consigliere regionale Renato Claudio Minardi, il sindaco di Monbaroccio Angelo Vichi. Come si fa a non essere orgogliosi di una realtà di questo tipo? Proprio come dire, sentiamo che c'è un calore, una vicinanza delle persone all'amministrazione, alla Proloco, alle associazioni, insomma è un insieme che va continuato e coltivato. Veramente una cosa fantastica. E per chi non era presente all'anteprima, non cambi canale, perché dopo il telegiornale e prima della partita trasmetteremo il video integrale, il video promozionale appunto su Monbaroccio. E adesso calcio di Serie D. Domenica scorsa l'Alma Juventus Fano è stata sconfitta a Campobasso per 2-0. La squadra granata mantiene comunque il secondo posto in classifica con 2 punti di vantaggio sulla Maceratese. E come di consueto dunque diamo uno sguardo alla classifica, ai risultati e poi alle pagelle. Allora, Avezzano, Folgore, Veregra 2-0, Monticelli, Matelica 1-0, Chieti e Minternina 3-0, San Biesina 2-1, Fermania, Isernia 3-2, Campobasso, Alma Juventus Fano 2-0, Agnonese, Vispesaro 1-0, Castelfidardo, Giulianova 1-0. Il prossimo turno in casa l'Alma Juventus Fano affronterà il Castelfidardo. La classifica: San Benedettese 72 punti, Alma Juventus Fano 56, Matelica 54, Campobasso 51, fanalino di coda a Minternina 24 punti, Giulianova 23. E adesso le pagelle a firma di Sergio Catalani. Marcantonini 6,5, De Iori 5, Bartolini 5,5, Lunardini 4,5, Nodari 4, Torta 5,5, Sivilla 4, Favo 6, Ambrosini 5, Borrelli 7, Gregorini, Sartori e Gucci 6, a Pezzeguia senza valutazione, mister Alessandrini 5. E con questo ci fermiamo qui con l'informazione. Vi ricordo tra un istante l'appuntamento con il video di Monbaroccio, video promozionale di Monbaroccio, e poi subito dopo il calcio con la telecronaca e le riprese di Telemolise. È tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci.